Ritorniamo. E speriamo che vada tutto bene. Vediamo se con la webcam si blocca di nuovo. Sì. No, però no. Un po' scatti qua. Ok, vediamo un po'. Scusate, sorry. But they had any technical incoming with we welcome. Scusate, ma qui ogni tanto è come diceva un grande presentatore televisivo, è il bello della diretta. Sorry, 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 scusate, scusate, scusate. Noi andiamo avanti. E no, we can go on. Purtroppo questo gioco mi fa frizzare la live. This game, I cannot run this game. Welcome, I'm so sorry. Purtroppo questo gioco non vuole proprio andare.
Oh là là. Questo somiglia molto alla prima casa che ho acquistato. It looks like my office. Allora, vediamo un po'. Let me see. Mi porto tre rot. Impareremo a camminare. En français. Laviamo la finestra, laviamo la finestra. Allora, qui mettiamo dei faretti alogeni. Alogen. Uno più o meno sulla doccia. Un'altra qua e una più o meno sul lavandino. Allora, io direi quasi quasi di cambiare un po' le piastrelle. Allora, prima il pavimento, quindi pavimento.
I like it. That's the way I like it. Okay, più o meno. Poi, allora, questo mattonella. Allora, vediamo un po'. Let me see. Allora, un milione e uno, un milione e due, un milione e tre, quasi quasi. Mazze quando ce ne vogliono. Job. That's all right, very well. Abbiamo sbloccato l'abilità. Per installazione di bagni. So we unlocked it. Thank you.
all the ability about things, all things you can do. Right, okay, now we have to install a radiator. Radiatore, the small one. Installiamo il piccolo perché è più equilibrato e indirizzato per questi volumi di aria, altrimenti sarebbe stato un eccesso l'utilizzo di un radiatore più grande. So I used this small radiator because the area is so small and it will works better than the big one radiator. It produce the right temperature. Quindi in effetti questo radiatore qui ci darà il calore giusto senza eccedere, essendo un ambiente piccolino. Doccia, shower. Too big. This one. Forse un po' troppo vicino al radiatore, vabbè. Ok, now the WC. Compatto, no? Allora, vediamo un po'. Compatto questo. This one. Looks like a bidet. Allora, direi di prendere acero d'argento, che c'è un po', richiama un po' della... della piastrella. So, I make my choice. I chose this configuration. Thank you.
adapt itself at the ambience and the color of the ambience. Allora qua, oh. Ah, specchio, the mirror. Meglio. Cioè leggermente è piccolo come stacco, anche se mi dà l'impressione che lo spazio sia grosso modo lo stesso. My office looks have the at least the same dimensions. Maybe this one, this structure is a little bit bigger than mine. One thing per time. Questa mi piace di più. I like this one.
No, not green. Don't like the color. Should be a little bit dark. Allora, adesso la vernice, now the painter. Let's try with this pink. Agenzia immobiliare da logistica.
Hai bisogno di una casa? Non ti preoccupare. Agenzia immobiliare Double Logistica. E troviamo la casa che fa per te. Ok. Allora. So. Mi sembra tutto a posto, allora. Devo mettere un letto. Cassettiera. Allora, vediamo un po'.
Sempre il radiatore piccolo, always the small radiator. Solo che questo vorrei cambiare, vorrei metterlo. Vorrei metterlo qua. Il radiatore lo metterei là. I want to put the radiator on this position. Voilà, je suis Farm, le je suis fait. Bon pomeriggio, buonasera, carissimo. Ben ritrovato in live, carissimo presidentissimo. O preferisci super mega direttore? Qua i titoli nobiliari si usano come se fossero carte. Tutto bene, mi sto un pochettino cimentando qua a vedere come si sistemano queste case qua, anche se non è mia forte. Ci proviamo. Allora, questo io lo lascerei più o meno qua. Provo a mettere qua sotto un televisore a sospensione, PV a sospensione, eccolo qua, eccolo qua. Oh, anzi, quasi qua, visto che mi trovo, mi metterei anche la stufa a pellet stile camino. Non questa, camino, no, biocaminetto, ecco qua. Eccoli qua. Ce ne vuole una bella sottile. Eh sì, House Flipper è un gioco molto particolare e richiede tanta fantasia, cosa che a me manca. Però diciamo che mi ci butto, va. Allora, questo non mi carpa tanto. Bianco no. Forse questo. Vediamo un po'. Sì, è una foto che ho scattato io qualche anno fa. Esattamente nel 2012. La piccola passione per la fotografia e mi sono cimentato un po' qua. Ah, ma allora pure. Ah, è vero, io l'avevo vagamente intuito dall'accento. Comunque devo farti i complimenti perché tu riesci a spiegare delle cose come probabilmente qualcosa di queste l'hai fatta anche tu, ma è come se l'avessi costruita tu. Ti faccio veramente i miei complimenti perché io ho seguito un paio di live e arruvutate, come si dice nella nostra amata lingua. E credimi, io non sono il tipo che fa i complimenti li butta,
Però si vede che cioè, ti ho seguito due volte, tutte e due volte mi sono accanito, mi hai fatto accanire. Come si dice nella nostra amata lingua. Veramente, ti ho detto, farming ti devono fare, ti devono nominare il cicerone delle mappe. Cioè, veramente, come si dice nella nostra lingua, ce l'hai scivato con cucchiarine. Per quelli che non masticano il napoletano, significa che lo ha praticamente ha fatto una spiegazione così meticolosa che tutto ciò che ha detto è stato praticamente figurato. Anche se tu sai bene che la nostra amata lingua è. Ci sono dei concetti molto difficili da tradurre in italiano. E allora, comunque, veramente il top delle spiegazioni. Ma qua. Ok. Vabbè, poi ci penso un pochettino. Nel frattempo, mo ci tocca rifare la cucina che è disastrata. Mamma mia. Devi sapere che House Flipper è un gioco che mette sicuramente alla prova la tua esperienza come arredatore, però allo stesso tempo se tu capisci esatta creatività, se riesci a capire il meccanismo giusto, oltre a quello che guadagni normalmente in punti di esperienza o di denaro nei contratti, guadagni punti extra alla carriera. Ti faccio un esempio. Quando normalmente inizi una missione e quando hai la possibilità di fare manutenzione ai giardini, è importante farla perché quello che fai, anche se non ti viene chiesto, ti viene, è come se ti venissero dati dei punti extra, dei punti bonus di esperienza in carriera. E tu quindi, senza saperlo, sblocchi le abilità, che sia giardinaggio, che sia installatore di piastrelle, pitturazione, idraulica, insomma, ne sono parecchie cose. E quindi è per questo che ogni volta che faccio le live, ricordo a chi magari guarda i video di farsi sempre un giro all'esterno. E se vede ad esempio una casa che devi fare i lavori all'interno, ma ci sono delle erbacce, è importante toglierle perché sono punti extra in più e anche qualche soldino in più. Allora, vediamo un po' cosa hai scritto che mi era un attimino distratto. Allora, cerco di mettermi nei panni di che non. Eh sì, bravo. In effetti, quello che fai tu fai una sorta di spiegazione propedeutica e poi allo stesso tempo, cosa molto importante, la fai anche vedere. Quindi, oltre alla parola, ci sono anche i gesti e quelli, i gesti contano tantissimo. E quindi paesà, number one, che te lo dico a fa? Arvut. Allora, qui
dobbiamo cercare di fare una cosa molto compatta. Quindi vediamo un po' un frigo. Lo prendiamo piccolino. Questo mi sa che è grosso. Vediamo un po'. Ah no. Vediamo quanto sporge. No, sporge troppo. Ai ai ai. So I was doing a compliment to my friend Jason Farm because he do excellent tutorial during his life is in his live streaming here on Twitch, and when he try to teach you or explaining you what you can find on a map or something like that. He is very 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 clever, very very clear. Please, if you want to learn more on farming, please follow Jason Farm. E ti ho fatto pure un po' di pubblicità, come la faccio un po' a tutti gli amici. Senza volerlo, l'ho fatto quasi in tinta con la casettina qua. Allora, mo mi servono i mobili. E qua, mo so dolori panzi. Mobili, vediamo un po'. Allora, qua ci vuole un tavolo piccolo. Allora, 60 centimetri. Eccoli qua, vediamo un po'. Cassetti. Nonostante il mio inglese molto maccheronico, mi piace anche dare una mano agli amici che seguono il canale, che non sono italiani. E ho la fortuna di avere diversi follower del canale, quindi ogni tanto mi sentirai fare un po' il bilingue qua, ma non è carte lì. Fermus 08 ha appena brindato con Insomma. 10 bits. Grazie mille. Cheer 10. Ui, dottore, carissimo, ben ritrovato. Grazie per i bitterozzi. Allora, angolo sinistro. Vediamo se questo. Sì, dovrebbe essere questo. Ah no, però questo non va bene. Ci ho sbagliato i colori. Allora, uno, due. Eccolo qua. Grazie, Fernbus. Buona live. Poi, come al solito, quando finisco qua, passo da te. Jason Farm, non so se conosci l'amico Fernbus. È un altro amico streamer che anche lui porta farming su console, però è pure lui un altro giocatore di farming. Lo avrai sentito sicuramente durante le mie live. È uno dei tanti amici che molto spesso nomino durante le live, quindi è per questo che probabilmente lo avrai sentito nominare. E a lui, secondo me, ogni tanto gli fischiano le orecchie proprio a questo motivo qua. E lui è uno streamer toscano. Guarda, qualche volta passa a
a seguire la sua live. Io quando finisco le lunghe sessioni di gioco passo sempre da lui a rilassarmi perché è spassoso. Poi Fergus, anche tu, se ti capita magari, insomma, Jason Farm è un ottimo streamer, soprattutto nella spiegazione, molto più bravo di me, nella spiegazione delle mappe oppure il funzionamento delle mappe, tutte queste cose qua, fa dei tutorial che sono fatti bene. E poi è anche un paesano, è un conterraneo. Grande, ho messo pure una bella bel mobiletto. Lui solitamente va in live la sera. Jason, tu digli un pochettino le tue attività, Fernbus, pure tu la stessa cosa, visto che vi trovate, così magari fate uno scambio di informazioni e insomma tante volte può tornare utile il consiglio di una persona. Insomma, noi piccoli streamer dobbiamo sostenerci. Ok, Fairbus, ci vediamo dopo. Grazie per essere passato in live in primis a salutarmi. Grazie per i bitterozzi. Ho visto ieri, ho seguito un po' il Farmcom, però non hanno fatto vedere granché. Speriamo che almeno, insomma, mettano altre cose interessanti. Ah, finalmente! Perché ieri hanno fatto un'introduzione al gioco. E ho visto che hanno presentato lo staff che parlava in francese, ma io più o meno un po' di francese lo mastico, quindi ho fatto un po' di esercizio a capirli. Ah, ecco, e allora perciò mi sono perso. Ora si spiega. Però sono fiducioso. Non mi aspetto grandi novità, però sicuramente ci sarà. Ne vedremo delle belle sicuramente. Allora, io qua direi di fare una cosa. Un bel paio di faretti. Eccolo qua. Allora, mettiamone un bel po', ne mettiamo uno qua, un'altra qua, vediamo un po' come si illumina qua, e qua mi sa che manca pure, lo sapevo, manca l'interruttore. Allora,
Interruttore. Ne mettiamo più di uno. Allora, lo metto qua. Poi un altro lo mettiamo. Se vogliono fare la celetta, cenetta a lume di candela. Poi qua, allora prenderei quattro di questi, vino bianco, quattro di vino rosso, almeno se devono fare cin cin. Ci sono i bicchieri poi. Allora, andiamo avanti. E prendiamo quattro bicchieri, questi qui, per l'acqua. O altro, poi le posate. Allora, prendiamone 5, 4, 3, 2, 1, via. Speriamo di avere anche un buon riscontro. Poi forchetta. Allora, sempre questa brush. Forchettine. Solo i coltelli qua. Sempre brush, eccoli qua. Bella esposizione. Prendiamo anche i coltelli per la cucina. Porta coltelli, ecco qua. Però quasi quasi qua di mettere una mensa. Amareno. Oh, grazie, grazie direttore. E allora da oggi ti devo nominare direttorissimo per come stanno le cose. È veramente un onore. Scherzi a parte. Mm.
Decorazioni, ecco qua. Mo ci mettiamo qualche piantina qua, altrimenti. Più che piantina. Foto con l'insalata. Così. Quando dice l'appetito viene mangiando. Le guarda finestra pulita. Allora, che altro dobbiamo mettere in cucina? Un piatto da portata non c'è. O mettiamo metto sto piatto qua. Beh, devo mettere un pensile qua. Anche piccolo. Angolo. Vediamo questo come va. Vediamo un po' se va. Questo non va qua. Facciamo così, prendiamo questo e prendiamo questo. Ecco qua. Mamma mia, come sbatte. Una mensoletta là non si riesce a mettere. Vediamo un po' questo come va. Ah, ecco qua. Allora, questo era qua male che dà fastidio. Vediamo un po'. No, questo. Altro ripiano lo metterei. Devi sapere che in questo gioco qua ci sono anche delle missioni dove praticamente tu acquisti un bunker e quindi devi poi devi attrezzarlo, gli devi mettere il pappatoio, il cibo, lo devi attrezzare, è una bella sfida. Veramente molto difficile. Base, no, base e supporto. Stanno piano del tavolo. There is a mission where you have to.
you have to buy a bunker, and you have to do a lot of work. È per un single, ma non si può mai sapere. Allora, vediamo un po'. Ma ci sono delle imperfezioni. È bello, bello complicato. La DLC Garden, mamma mia. E mo' è la terza volta che rifaccio il gioco. Ci ho giocato due volte così offline e mo' sto portando da qualche tempo questa nuova serie di questo gioco, insomma. Quindi più o meno, ma ho visto delle cose proprio incredibili. Ho visto giardini incredibili, ma fatti veramente bene da paura. Uè, Douglas, benvenuto allo stream. Il tour, allora, il tour, quello lì col Turbo Star, dici? Se intendi quello del Turbo Star, il martedì, però domani sera sarò in live per ETS. Ah, il tour della casa è piccolino, ti faccio vedere un attimino. Questo è un monolocale qua, non sono un arredatore per cui non prestare alla attenzione, insomma, alla mia pochezza su questa cosa qui. È andata? Ok, allora ogni tanto mi va in conflitto la webcam, allora la faccio un po' senza webcam. E quindi dicevo che, non essendo un arredatore, e mi sono e tuttora mi cimento un po' in questo gioco, anche se qua ho fatto una mezza gaffe qua, anzi quasi quasi. Fammelo rimettere a posto. Ah, ecco qua. Sperando che non vada a collidere di nuovo con la finestra. No, niente. Babbo, questo è. Ah, a proposito. Questa è su PC Steam. Tu giochi su console? Perché se non mi sbaglio, mi pare che ci stai su console. Grazie per il complimento, qua veramente. Stando a tema di Yuchi, a proposito, qua manca un mobiletto però. Allora,
Questo mi pare che... Piano del tavolo, va bene, cassetti... Rosa pastello più o meno richiama la mattonella là. Oh, quello in realtà lo scarico già c'è. Quando fai l'impianto, alla sotto, ti faccio vedere, c'è una, c'è proprio una funzione. Allora, impianto, e ti fornisce tutta una serie di opzioni per ricreare l'impianto. Quindi impianto dell'idraulico della doccia, della vasca, della toilette. Quella, questa casa qui in effetti già era abitata, diciamo così, quindi il problema non c'era. Vedi, impianto per la lavatrice, quella per il radiatore, ok. Allora, mo volevo mettere... Ah, i rotoli qua per il prato. Rullo, mi pare. Rotolo. Erba. Tappeto erba. Quasi quasi gli metto questo tappetino qua e quello suo. Guarda, sembra semplice, però non sempre è così. A volte ti devi proprio scervellare. Vediamo un po' se riesco a trovare sto rotolo. Rullo, mi pare che lo chiamava. Prato. Vediamo un po'. Ah, eccolo qua. E come ti ho accennato, Jason Farm. Appena più lavori fai e più guadagni in punti esperienza. Pulizia. Allora, getta rifiuti nel tuo raggio. Questo è più buono perché ti permette di prendere tipo 4-5 rifiuti a terra e in una sola volta tu li vai a gettare. Poi qua mi sa che devo a posto. Allora, mo qua gli metto i lampioni all'esterno. Allora, un paio di lampade, queste qui all'esterno, me le metto. Un'altra, mettiamo qua. Ok. Lampione dovrebbe essere, lampione, eccolo qua. No, ma questo è piccolo, però non è questo. Troppo buoni, in realtà sono proprio una schiappa. Sono veramente una schiappa qua.
Diciamo che cerco di dare il meglio e non dando il peggio. Diciamo che anche la terza volta che l'ho fatto. Eccolo qua. Eccolo qua, il nostro bell'ampioncino. Accendi. Allora, e fin qua ci siamo. Ora vediamo un po' se riesco a mettere. Ah, però vediamo un po' se ci sta qua. Eccole qua, pianta arrampicante. Eccolo qua. Allora, giriamole così. Stessa cosa di qua. Stessa storia, stesso posto. Stesso bar. Almeno ci abbiamo una piccola entrata. Un po' di privacy. Allora, mettiamo pure qualche bella piantina. Così facciamo anche, mettiamo un po' a frutto anche i punti esperienza di giardinaggio. Ecco qua. Allora, e fin qua ci siamo. Vorrei mettere qualcosa per la siepe. Girasole. Ah, qualche pianta da frutta la metto di qua. Però mi sa che qua. Vediamo un po'. Allora, batto sta tre file di piante qua. Questa è l'ascia professionale. This is the professional Excel. Ecco perché va così veloce. Quando cade. Attenzione. Non me lo ricordavo così incasinato. Ma allora, vediamo un po' di piantare qualche albero. Se mi ricordo dove stanno. Perché poi ogni sezione, ogni DLC le hanno raccolte tutte in un unico punto, quindi diventa problematico andare a cercare le piante. Allora, decorazioni, non so queste.
Piantiamo un po' di carote. Non è proprio la mia passione qua, non è proprio arte mia la precisione. Allora, vediamo un po'. Piante. Vediamo se sta qua qualcosa. Oh, una bella palma. Già installato. Wow. Cespuglio di rose, ecco. Metto un po' di qua. Come barriera. Wall of Roses, Guns and Roses, Sweet Child of Mine. Qua vediamo un po' se riusciamo a metterci la piscina. Allora, forse è meglio mettere. E allora qui la mettiamo alle spalle della casa. No, dettagli chiari. Ok, mettiamola così. Anzi, la sposterei. Mettiamo un bel cespuglio per la privacy. Privacy. Cespuglio. Cespuglio di rose. Oh, cespuglio di rose. No, non questo. Siepe. Vediamo un po'. Eccole qua. From the street. Oh, grazie. Poi appena termino la live passo nel tuo Discord. A disposition. Almeno così hanno un po' di privacy qua dietro. Poi sedie e tavolino. Allora, divanetto. Vediamo un po' se ci sono quelli per esterno. Eccolo qua. Questo qua.
sotto le fresche frasche. Tavolino. Riposo, vediamo un poco. Riposo. Oh, forno per pizza. Ottimo. Puoi mettere quasi quasi qua dietro. Qua. Mettiamo qua. Ci vorrebbe un tavolozzo qua. Griglia. Vediamo un po' come viene qua. Una mezza zozza. Vediamo un po'. Let's see if the work will be a good work or not. To be or not to be. This is the question. Allora, sempre qua, mobile, ombrellone, ombrellone. This one. Così su. Così. E gli metto anche un paio di sedie. And I out. Two chairs. Thank you.
No, non va bene. La cucaraccia, parapaparapapà. Amaca. Tocco di class e quasi quasi mettere pure qualche bonsai. Bonsai muro d'acqua. Oh bello, nice. Thank you.
che il contigo taco. Oh. C'è qualcuno in chat? Hello? Is there anyone in chat? Si sale sulla scala e non ce se ne accorge. If you go up on the stairs you will not awarded. It's never, never. Oh, sol mia. Stan fronte a te. Super Santos. Uè, Jason, fai attenzione che se sto bot qua, mamma mia. Tene proprio a guerra in capo. È un po' sensibile al caps. Tu sì che mi capisci. Azzurro. Azzurro come il cielo. Capisci? Ok, grazie. Tanto poi tra poco mi sa che il tempo di finire qua e passo pure io. Tanto poi mi leggerai sicuramente in chat, insomma, lì di farming. Grazie per essere passati live, poi mi unisco al tuo canale Discord. Grazie, pesa. Mezza capa ha detto che per aggiustare sto muro voleva 1.000.000. Ciao. Per gli amici che non conoscono, che si stanno chiedendo chi è sto mezza capa, è un personaggio in un film di Totò, del Principe De Curtis, che era Totò, Peppino e la mala femmina.
e praticamente Totò vende le vacche e acquista il trattore. E poi vabbè, c'è una piccola parte simpatica. Se vi consiglio di cercare su YouTube lo sketch di Totò, quello lì del trattore e di mezza capa, quello lì è una delle parti divertenti di questa, di questo sketch. Allora, tappetino di verba, non so se sta ancora qua, no? Tappeto di erba, dov'è? No, non è questo. Prato. Eccolo qua. Mettiamo questo. Però ma poi mi sembra un po' spoglio, quasi quasi metterei. Angolare di pietra. I will try to install on the house. Stripes of rocks. Allora, pareti, wall, laminato. Pietre. I'll do this work on every edge. I don't care who you are, where you're from, as long as you want me. Qui rinforziamo dove ci sono gli scarichi dell'acqua piovana. I will put one more here where there are the pipes of the rain water discharge. Interessante, però ok, abbiamo messo la cuccia, però noi mettiamo flowers, please, flowers, more flowers, tulipani. Rossi, red passion. Speriamo che il nostro cane sia bravo. I hope that our puppy will be
It's a good puppy. Good vibes. Kikiriki. Oh. Proper. Wow. Thank you.
Bella questa. This one is wonderful. Some... Thank you.
Vai polizai, vai via, brigadier, fuggin, sette che si venal, cutenal, eins, vai. Non sarà il massimo, ma abbiamo recuperato un po' di spazio. E concludiamo. Vediamo se riusciamo a guadagnarci qualcosina in più. Ok, perfetto. Bene, anche questo appuntamento con House Flipper termina qui e vi ricordo che House Flipper sarà disponibile in replica. Sarà disponibile in replica il sabato su YouTube. Thank you for watching, and you will find this video on YouTube on Saturday. So thank you for watching, Eva, thank you. Grazie mille per essere stati con me e bye bye, statevo buona, ciao!